decima domenica dopo la Pentecoste, 3 agosto 1966. 69, non 66. Ebbene, miei cari signori, dobbiamo fare qualche riflessione su quello che abbiamo detto pregando. La prima riflessione è la fiducia in Dio. Quelle parole che dice il sacro testo in altri testi puri della domenica precedente, l'implorazione a Dio contro i nemici, è la implorazione che faceva il popolo ebreo contro dei persecutori e di quelli che volevano devastare la loro terra. Ora noi abbiamo anche noi gli stessi nemici, con la differenza che i nemici degli ebrei erano soldati, erano regni, erano repubbliche. I nemici nostri sono i diavoli di casa del diavolo, e sono mille volte più terribili, perché invisibili all'occhio penetrano l'anima, invisibili al cuore dissolvono il cuore, invisibili alla vita disordinano la vita. Ora se noi abbiamo un nemico che ci disordina, ci accieca, ci disordina, ci leva fuori dalla via retta, noi abbiamo un nemico mille volte più pericoloso di un nemico che tiene un esercito di 100.000 persone. Ecco perché bisogna implorare sempre l'aiuto di Dio in quello che il mondo offre a noi, il demonio e la carne, con la tentazione. È vero che sta scritto che Dio non permette che uno sia tentato oltre le sue forze, ma le forze noi le dobbiamo reclamare dalla bontà e dalla misericordia di Dio. Per cui la preghiera che facciamo è una preghiera di massima fiducia verso Dio. È una delle preghiere più belle che si possono dire, che a me piace tanto dialogare. O Dio, che mostri la tua onnipotenza massimamente perdonando, commiserando e perdonando, ascolta la nostra preghiera. Dunque Dio mostra la sua onnipotenza commiserando e perdonando. Se ci commiserà, ha pietà di noi, dunque dobbiamo confidare in Lui. Se ci perdona, ci toglie dal peccato e ci toglie dalla distruzione che possa il peccato, e dunque ci avvicina a Lui, fonte di ogni bene, perché la grazia di Dio si avvicina a Lui. Allora ecco, abbiamo i due capisanti di una fiducia incrollabile. Dio che dimostra la sua onnipotenza, notate, onnipotenza, commiserando e perdonando. Noi siamo miserabili, abbiamo bisogno della commiserazione di Dio. Come possiamo avere la commiserazione di Dio? E come la misericordia di Dio si può manifestare perdonando? E qual è l'anima che innanzi a Dio implora il perdono e la commiserazione di Dio? Ecco, vi voglio legare una cosa molto interessante, è la parabola del Vangelo di oggi. Due salire in un tempio per pregare, un fariseo e un pubblicano. Il fariseo faceva gli elogi di se stesso e pregava all'indietro, non ci volevano neppure. E dice: Signore, io ti ringrazio che non sono come questi altri uomini. Ci voleva la banda, come devo dire, il guazzariello, per fare l'applauso per loro. Non sono come gli altri uomini. Digiuno, dove le cose, dove c'è il decimo al tempio. Dunque, e gli altri sono adulteri, ladri. E se ci sarà qualcosa, lo faccio una parte di schiaffo, perché ci spiace, non sono né ladro né adulto. Il pubblicano poi, che era riguardato gli ebrei come un peccatore da schifarsi, non aveva voluto dire neppure di entrare nel tempio, stava sotto la porta del tempio. Si percorreva il petto in ginocchio e diceva: Signore, abbi pietà di me, che sono un povero peccatore. E Gesù dice una sentenza: che il primo che si vantava uscì condannato, e il secondo che si umiliava uscì invece giustificato, perché chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Tante volte noi preghiamo e ci lamentiamo di non essere esauditi, ma consideriamo noi la realtà del nostro spirito se noi ci umiliamo profondamente. Perché è logico, figlio mio, che chi
chi domanda, domanda con umiltà. Se voi domandate il più piccolo favore, e mettiamo come volete salire una serie di analisi, di scusate per piacere, mi pare di salire. Se voi avete una voce prepotente, quello che sta seduto, ci sta seduto due volte, ciò che dovete fare. Questo per di me, se vogliamo essere esauditi nella preghiera, abbiamo grande fiducia in Dio, la nostra difesa in Dio, colui il quale ci dà e mostra la sua onnipotenza commiserando e perdonando, combattendo i nostri dolori, perdonando i nostri peccati, è Dio. L'amore infinito che ci rivela verso di noi, che si allarga nella misericordia e nel perdono, precisamente quando ci umiliamo alla presenza di Dio. Le anime presuntuose di sé tengono il cielo chiuso e vi confesso candidamente che a me non piace quello però che tante volte mi scrivono pure nelle lettere di dire strappate da Dio, da Gesù questa grazia, strappate, come una questa va, Mario, e tra me non sa che strappate, questa cosa. Invece è più bello dire innanzi al Signore, Signore sono una miseria estrema, nella tua misericordia ascoltami, nella tua bontà esaudissimi, nella tua misericordia perdonami, nella tua misericordia combattissimi. Un atto di umiltà è più efficace di qualunque senso credesse di strappare. Perché il Signore è infinita misericordia per i miei cari. E non ha bisogno che noi ci strappiamo le grazie, ma abbiamo piuttosto bisogno che Egli si avvicini a noi, che ci umiliamo alla sua presenza di umiltà di amore. Che l'umiltà è sempre amore. La persona che si umilia anche educatamente per educazione e neanche agli altri ha un rispetto per gli altri e quindi questo significa questo rispetto e amore. E ogni parola che dice è una parola che viene considerata perché viene considerata con simpatia. Allora l'anima nostra deve essere innanzi a Dio. Diremmo simpatica nel profondo senso dell'umiltà, nel profondo senso del riconoscimento di noi stessi. Allora Signore, ecco, abbiamo bisogno, queste care persone che stanno qui in giorno hanno bisogno di molte grazie. Ed io mi umilio per loro, ed esse stessi nell'interno del loro cuore si umiliano alla tua adorabile presenza. Ti presento quelle belle parole, Signore, mostra la tua onnipotenza, commiserando e perdonando. Capi misericordia di noi. Questo solo possiamo sperare perché siamo poveri peccatori. Capi pietà di noi. In questo solo possiamo confidare perché siamo pieni di dolori. Considerati, oh Signore, con l'occhio della tua infinita misericordia. E questo è l'appello più forte che possiamo fare al suo cuore, non per strappare, ma per entrare nel suo cuore, per ricavare dal suo cuore la benedizione e la vita. Abbiate dunque in ogni cosa vostra l'abitudine di rimettere tutto nelle mani di Dio. Non trascurate mai la preghiera. Semplicemente, se vi commettete tutto su di voi stessi, cominciate a vedere mille cose che vi possono pure disorientare e scoraggiare. Chi si va a vedere allo specchio per vedere sempre se sta bene o se sta male, finisce per stare in un struccio. Ma perché dice sempre che questo va triste, questo va storto, questo va male, questo va. Questo vuole un altro colore, beh, questo dovrebbe essere primavera, dovrebbe essere colore pulotto, invece è colore già, e allora come va? Tanto legale, non ci perdiamo in questi vani apprezzamenti. L'unico apprezzamento è il centro della profonda umiltà. Avete in mano da Gesù stesso la chiave profonda di essere saputi da Dio. Ignorare la sua commiserazione e l'onnipotenza del suo perdono. E perché è onnipotente, figlio caro? Perché cancella il peccato e i peccati delle anime nostre ci ritornano a Lui. E qual è il cuore che desidera un buon esito nella vita è il cuore che confida nel Signore. Quando l'anima si prostra dinanzi a Lui e ripete la preghiera del povero pubblicano, Signore abbi pietà di me, che sono un povero peccatore. Io vi metto nel cuore immacolato di Maria perché la Madonna intercede per voi. E in modo particolare in questo giorno, imploro alla Madonna per l'intercessione della Madonna, imploro da Dio le grazie che voi domandate e che con insistenza volete naturalmente per la necessità della vostra vita e della vita dei vostri cari. E dico alla Vergine Santa, Regina del Cielo, apri tu le porte del cielo, perché noi siamo estremi miseri.
fine non ci tocca tu, il cuore misericordioso di Dio perché ci combattisca nei nostri estremi dolori. Vergine del cielo, guarda tutte le tribolazioni che tante volte intristiscono la nostra vita, e tu sei la mamma nostra. Ma la compassione tua verso di noi andrà sopra di noi, la compassione misericordiosa di Dio. Non vi abbigliate mai, non vi scoraggiate mai. Levate lo sguardo a Dio e dite, Signore, confido in te. Levate lo sguardo alla metà e dite quelle belle preghiere che ripetete nel tempo che prego per noi. E allora la Madonna pregherà il tesoro della misericordia di Dio che vi farà esaudire. Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Giorno di Santo Natale, celebro la seconda messa, la nascita di Gesù Cristo nel tempo. Una preghiera ti deve fare, dovremmo elevare il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima per ringraziarlo. Avrei voluto farvi leggere quella cosa così bella che ho scritto stanotte, che ho visto stanotte, ma per la guarda che dura ci ha messo paura in dopo qua. E qui della mia casa. Voi non avete quel senso di fiducia che tengo io, nel senso che si sconta, mi abbandono le mani. Va bene, va bene, non fa niente. Come? Allora diciamo al Signore, e dico al Signore una parola, quella era una cosa così bella. Ora, e registrarla, era una cosa molto bella. Ma voi non capite la cosa. Come no? No, quello non sente, quello va, è l'aiutante mio, tipo prezioso. Ci avete messo qua vicino, bravo. Questo senso di cominciare la madre, fa penso che si sente da madre, e questo è il sentimento umano, perché da lei era nato. E sentendosi madre poi si è sentito indegno, ecco perché la porta di pane è come se la porta di un'ostia. E prevedendo nella sua mente tutta, i dolori che avrebbe sofferto perché lo vede vittima, allora lo vede disteso sulla croce, fatto adulto, e vuole dare almeno qualcosa di meno duro, di meno insoffice, e lo disteso sulla paglia. È bellissimo vedere la mia paglia, io l'ho vissuto, l'ho visto. Poi, che non ho finito ancora di scrivere, ho fatto la visita a tutti voi, vi minuto ho fatto il giro del mondo, e l'ho fatto di persona con l'anima, in tutte le nazioni del mondo mi sono negato, e mi sono negato per implorare misericordia a Dio se quel mondo si converta. È troppo vergognoso che questo mondo non si converta ancora, mi deve fare dopo la luce che ha, e che questo mondo di questi fascisti che si stanno facendo oggi si è confuso maggiormente nei suoi pensieri, perché giudica col suo criterio, con le sue opinioni, col suo modo di pensare, cioè con quello che meno si offre a dare una spiegazione o una luce di verità. Io sono tornato fino alla morte, mi confesso, fino alla morte. Sono venuto nelle vostre case, non mi siete accorti, e non ne potevo raccogliere per aver subito la tormentella numero uno, dunque a me, e non venivo per farvi pensieri. Invece le benedetti, perché in questo giorno si fosse conservata la pace, quindi bando ai contrasti, ai malintesi, a tutti vedessi un torpore e un'anima sola, per qualunque cosa succede, il mondo si rompe piatta, così niente. Ma pagavano proprio. E anche nella testa, se ne piatta. No, era proprio la quando mi hanno pagato quando mi hanno piatta. Adesso nel guerra non si è potuto fare niente, non si è potuto cucinare, ne facciamo niente, fa ego, e c'è quando passo un violino, un violoncello, e poi un tambur, conoscete proprio il mondo, io la disgrazia li conosco molto, ma non nel suo aspetto assozzo e stupido, ma nella sua stoltezza. Allora sono venuto nella vostra casa, vi dicevo, fidele cari, vi ho benedetto tanto, vi ho offerto a Gesù, voi non sapete che cosa significa una cura soprannaturale di un'anima, l'apprezzamento di un'anima che è di Gesù, che vuole dare a Gesù la soddisfazione di un'anima vi ama,
e vorrei togliere un'anima dalla sua freddezza, e voler ridanare all'anima il suo fervore, e voler ridanare all'anima la fede. Ebbene, regina del cielo, sorprendentemente abbiamo letto però che questo sia capito, questo grande mistero, ma quando sarà bene scritto, allora ve lo rilancerò, figlio volà. Il Signore vi benedica, siate fedeli a Dio, non fate mai vincere dalla natura, la natura è quanto di più perverso che sia, e non fate mai emergere dal vostro intimo quello che il Signore mi dare deve stare qui perennemente eclissato a Dio. Gesù ha scritto un'anima, molto bella, quest'anima è già tante cose con il cuore qua, ha scritto delle parole molto belle, ha detto tutto lì. Una cara creatura che si regala a me, dice Gesù, il nome di Gesù, e che ti vuol tanto bene. Però sei come un mare con la superficie limpida rispetto al cielo, è sempre uno splendore. Ma se viene un po' di tempesta, tutto ciò che c'è stato deposto sotto, i frutti, i scorci puntuali, tutto quello che c'è, viene a galla. Ora tu sei grande e non bella, ti voglio tanto bene, dice Gesù. Ma sei questa superficie piana, basta che non si ascolta la tempesta, allora incomincia a venire a casa tutto che sta sotto. Bello questo pensiero, molto bello. Ha scritto pure un pensiero bellissimo a Vicenzi, molto interessante, ma sarebbe troppo lungo il tempo. Perché ho scritto per tutti i figli miei vari. Allora vi dico, e mi metto nel cuore di Maria, che mi ha dato Dio, mi ha dato la forza. Dopo 9 anni mi sarei dovuto sentire male, distrutto, non mi sono sentito, non mi potevo alzare più dalla sedia, ho dovuto mandare aiuto per avere forza ad alzarmi, perché più avevo il cuore profondamente commosso, l'anima era accesa, e è tuttora accesa, mi dite cara, sono un povero nulla, il giornale vietico, se ci metto un fiammifero non si appiccia, ma questo giornale vietico però mi piccherà la notte. E se appiccioso questo si mette un motore con quello che vi fiamma. Ave Maria, grazie Signore, 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 è la campagna che ci fa oggi gli scelerati massoni, comunisti, miscredenti, sacerdoti perduti nel lezzo del vizio, figlio di me, contro la Madonna. Ecco perché la Madonna mi ha dato la grazia di Dio per il suo e la ringrazio di nuovo per voi. Ave Maria, piena di grazie, siamo pronti. Signori miei carissimi, oggi, 1 gennaio 1970, Marami, e dico Marami, perché io ricordo pienissimamente, ricordo quando cominciò questo secolo, 1 gennaio 1899-1900, io ero chierico e mi ricordo ancora la funzione di quella notte. Ebbene, figliolo caro, dobbiamo cominciare quest'anno con una grande, grande risoluzione. Mi confesso, figliolo caro, che io volevo guidare tutta la notte. Dunque, ma ci stavano pure i controvapori. E quando lo vuole quello che volevo mi viene a essere svegliato, ma io vegliato lo stesso, diciamo così, e allora mia sorte di veglia, un poco anticipato, sì signore, ma alle 10:30 successe ero deciso a vestirmi e a cominciare la preghiera. Ma poi ho detto, è troppo presto, mi tengo pulire le scatole da presto, cioè parlare scusa figliare mia. Pescatori benevoli, dolcissimi, ma se non muoiono nei tuoi marini, allora rosa cana meravigliosamente. E perché vorrebbero il mio bene, e non sanno che il mio bene sta nella penitenza, nella mortificazione, nella dolcezza, nella bontà, dolcezza di cui credo che non ne tenga
tante tante cose. Però non c'è che... Ma mi sono sentita alle 3:10 come sono levato a letto, mi sono sentita esuberante di vita, in una grande sofferenza materiale. Io ho scritto tutta la notte, dopo di aver pregato, a preghiere con la giunta, a lungo, la luce, e l'oggi che ho letto bene. E quasi siamo in un momento nel quale tutto si sommerge. E mi ha fatto dolore, devo dirvi, candidamente. Ho detto, noi abbiamo cambiato Dio? Mi pare che sì. Ma perché? Perché il Sagra ti ha fatto un bel messaggio. Ma sempre il nome della democrazia. Dunque, è il nome della democrazia. Se noi vediamo la democrazia, noi ci troveremo grandemente. Se però, meravigliosamente cresciute in imbecillità, lo capisco, figlio della mia casa, lo capisco che saremo cresciuti in imbecillità, ma democrazia non c'è democrazia cristiana, no, spieghiamo se si va a vedere per più, ma democrazia universale, cioè il regno di altri, scusate, ma al regno dei signori degli albergati, cioè delle persone che avevano coscienza di quello che facevano, è superato lei. Tanto è vero che quando si deve fare una decisione, devono fare la decisione tutti gli operai. Ma gli operai capiscono questo niente e capiscono soltanto che avranno a casa loro, come diceva mio fratello parroco, quando si fece la prima lezione, disse il custode della casa proprio. Ma mio fratello Marco dice, beh, parecchia, mi dispiace tanto di dirlo, ma voi mai, se c'è la coppa, noi ci vediamo a casa vostra, se fa la scuola. Ciao, benedetti i comunisti, ma questo è il grande inganno, figlio di caro. Io dico invece che noi dobbiamo risorgere quella esuberanza di vita che io sentivo, nella esuberanza divina, mi confesso, superanza. Quando ho sentito che nessuno dei messaggi si è fatto un appello a Dio, alla preghiera, all'implorazione della misericordia di Dio, capisco e ho capito perché sulla terra incomincia a scendere un progetto grosso grosso. Di lui però ho preso che il Signore mi libera. Perché le cari nelle scherzine è venuto un sacerdote al Camposanto, testimone autentico, e mi ha detto, mi dispiace di darvi in un giorno che vorrei che fosse tutto per Dio e con Dio, questa notizia, che il Camposanto è pieno di morti insepolti, che non hanno la sepoltura, ma forse non basta. Nessuno dice niente per spingere alla preghiera, per dire una cosa, manco per la strada, perché hanno fatto i simbolici, sono tale qua. Dunque, ebbene, figlio di questi morti insepolti, un signore ha pagato 30.000 lire per far dissotterrare una morta o un morto che stava da qualche mese di più. Era la moglie che stava 15 giorni in sepolto e puzzava maledettamente per seppellirlo là dentro. Questo, figlio di non è un avviso di Dio. Come no? Chi se ne ricorda? Chi ha detto una preghiera solo per implorare la misericordia di Dio? Eppure in tutto il mondo hanno detto, ma è un calcolo sbagliato, 7 milioni di infermi di questa malattia che conduce alla morte, c'è poco di scusa. Ma non conduce alla morte voi, io mi vedo invece la privata, figlio di cari, perché come tutti il mando della Madonna, voi tenete la Madonna, tenete un bastoncello, cammino stente, sono da strassonato, però se ne va a capotella, ne va a capotella. Ma dosto nel bene, figlio mio, perché mi auguro sempre, vi do tante benedizioni, sono nato, me ne ho dato a migliaia di benedizioni. Dunque, e vi ho dato e vi do tante benedizioni, ve ne darò per tutto, ammesso che dirò per voi, per tutti quanti voi, figlio mio. E la dirò perché voi abbiate dal Signore la grazia di amarlo, soprattutto le cose, di una grande devozione alla Madonna. Di una devozione a Gesù sacramentato, dovete rinnovarvi in questa devozione, perché Satana schifoso e maledetto ha cercato di allontanarsi da Gesù sacramentato dalla Madonna. E allora ha fatto sì che non ci apparso più Gesù, 1,12 m
si degnino di metterle e parole marrucchi che mi giurava in un buco in alto non mi c'era la terra per terra quando si teneva la lampada che ha ispirato a mio fratello che la poesia così bella la lampada del sacramento dunque è che io ho fatto tombare sul ricordo di lui. Figliole care, voi detto tengo il cuore esuberante perché vorrei trasfondervi una vita nuova, che non posso trasfondere, ma che posso trasfondere perché ho fatto appello alla Madonna. Avrei voluto che fosse vicino a me tutto santo quando ho fatto quella lunga preghiera e ci ho fatto quella giunta lunga quasi quanto la preghiera che avevo fatto prima, aggiunta proprio per voi, perché vi voglio un gran bene e voi forse ve ne accorgete. Ebbene, figli miei, vi metto nel cuore la Madonna, ma vi raccomando sano, la Madonna in quest'anno, in primissima linea, Gesù sacramentato, non dimenticate mai più la visita di Gesù sacramentato. Pure se vi dite, ma padre volete, è scambiato Gesù sacramentato, il Franco Dic, a lunga portata. Quello che viene i franco lì che viene qua, quello c'è Gesù, c'è padre, parlate con presente, ci ho detto bene, che c'è la presente, c'è la verità con me. Perché quella è la conclusione che non è risolta. Cosa fa una comunione magari all'inviere, cosa sbagliatissima, perché innanzi a Gesù si prosta il ginocchio per le gare, e poi dopo se ne lasciano avanti. Non c'è più l'idea dell'ingaggiamento, dell'unione con Gesù, della preparazione dell'anima a Gesù, non c'è niente di niente. E a questo io aspiro e di questo ho grande speranza, perché mi ha detto che c'era una Madonna in tutto questo, in questo solo che c'è una capa d'osso. E come con la costanza dell'amore sono voce appresso a Gesù e ho fatto tutta quella produzione immensa per nome di Dio. Che ho fatto nel mio cuore, vita, così giungerà fino al culmine del tempo di Dio. Tanto, e voi mi dite, vabbè, ci vediamo, così mi ha detto inaugurato me, al di sotto i 100 anni. Ma sai, ti voglio cantare quando vuoi cantare Dio, quando mi dà Dio. E certo è già un miracolo di Dio, e io a 14 anni di vita desideravo la vita eterna e quando mi vedeva a febbre la sua mia addosso e sul tale di gioia, perché tengo ancora presente le soldati che mi ha accompagnato con quel cerino vero, a quel padre Ruggero a camminare, accompagnava, aveva venuto a camminare per il momento, perché non vedevo scarini e sempre c'erano. Io pensavo altre cose. Ecco, dopo sa qualcuno mi dice, se io rimasto mi trasferisco. E là ci volevo pure un po' di pazienza, ma quella era un santo proprio. Signor, non facevi cambiare, non c'è più. Ebbene, figliore caro, io dico alla Madonna che mi trasferisco. Dico alla Madonna che mi faccia santo. Dico alla Madonna che risuscita in modo d'amore e Gesù sacramentato. Chi ha avuto più amore a Gesù presente, se non tu, Maria? Per cui mi ha fatto una gioia, stamattina, oggi, grazie a che penso, dunque si è detto la messa della Madonna e della maternità di Maria. Nell'antica disciplina si dicevano due messe il primo dell'anno, una a Gesù nato, una alla Madonna madre di Dio. Ma era incorporato in uno naturalmente perché se no lo venivo tutti in digamma agli angioletti che stavano e il loro padre di me di Paolo Marrocchini che mi allora avrebbe dovuto molto quanto che bene, ma quando sono la Madonna respirato mi chiamereste voi impressionato perché io sono innamorato tanto della Madonna. E in tutta la mia povera vita ho fatto sempre capo alla Madonna, l'ho fatto stamattina e vi ho ricercato la benedizione sopra di voi e prima di tutto quella cara sorella mia, la quale poveretta cammina sopra di questa terra, ma io ho detto alla Madonna, ma mare, che ho fatto è serio, che lo sento a muovere come prima,
E se no che lei ho fatto il censito, non se ne voleva mollare a casa, perché la vedi pigliava cura di tutti. E allora se non piglia cura di tutti lei, e si mette soltanto con la siringa e con i miei libertà pizza tutti, diciamo. Che la storia che non ho capito, ma che le cose si mette a piedi. No, non ho capito mai, perché da che sono nato non ho mai capito questo, sicurezza della parte vostra del corpo, non ho neanche capito mai. Sarà piacere, avete mandato. Allora, voi volete fare un centro di governatore, tra un marito, e quello che non è roba, glielo dà. Io dico al Signore, Signore, dacci la fede, la speranza, la carità, risorgere, figlio di Dio, credere veramente, sperare veramente, confidare veramente, abbandonarsi a Dio veramente, rimanere intatti nella fede e pregare, rimanere intatti nella speranza e sospirare a Dio, rimanere intatti nella carità e amare Dio e amare il prossimo. E io sento un grande amore per le care creature di questa terra. Un amore, non c'è quell'amore che si concepisce oggi, capisce, ma quel senso profondo di venerazione, di adorazione a Dio, il quale si è degnato di rendere queste creature soffio della sua bocca. Perché come ha vivificato Adamo, vivifica noi. Regina del cielo, ma ti siamo avanti, perché io se no parlo di Natale. No, non posso parlare. Dico solo che vi benedico 100 volte, che questo non sia un giorno, figlio delle mie care, dimenticato, ma sia una vera inaugurazione. In questi due capisalti, Dio, la Madonna, Gesù sacramentato, ricordatelo sempre, che avessi i 3 amori di quest'anno. Dio nella fede e nella piena sottomissione alla sua volontà, la Madonna nella fiducia. La speranza è tutta in te, Virgine Bella, Immacolata Regina. La carità è nella carità di non appiccicarsi mai. Vorrei fare questo nel scommesso comune, che non mi appiccicate durante l'anno, sì, padre, è inutile la partita del scommesso. Che si vede un piattino e andare via con strilli di morte. E se non se la tomava la porta e vado vicino a trovare aperto, io con strilli dico, siete degli nemici, non capisco come mio marito. Ogni cosa ci può dare per testa di inquietarci, io penso che ogni cosa ci deve dare per testa di avere amore, carità e buona maniera. La dolcezza è la bontà, deve essere la nota di quest'anno. In capricci come a ritirare se siete presenti, perché il capolino in capricci siete proprio voi, fino alle mie gare. Niente contrasto di delegare nelle vostre famiglie, fateci regnare la pace di Dio, e questa pace che dico, rimuovendo la Madonna perché ve la dico. Allora. Oggi, 11 gennaio 1970, sarebbe la prima domenica dopo l'Epifania, ma si fa la festa del battesimo di Gesù. E che significa questo battesimo di Gesù? È perché la Chiesa è da poco tempo che solennizza, solennemente solennizza l'anniversario del battesimo di Gesù. Proprio per ricordare il nostro battesimo, la misericordia che egli ci ha fatto, dandoci la grazia del battesimo, e di questo dobbiamo noi preoccuparci. Gesù si recò fino al Giordano, proprio per farsi battezzare da San Giovanni. E San Giovanni, quando lo vide venire da lontano, dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie le cose del mondo. E confermò questa sua testimonianza dicendo: ho visto discendere sopra di lui lo Spirito Santo in forma di colomba. E mi fu detto: quando vedrai uno che sarà sul quale si discenderà lo Spirito Santo, è colui che doveva venire, il Figlio di Dio. San Giovanni rifiutava di battezzare Gesù, dicevi: io devo essere io battezzato da te. Ma il Signore invece si non volle essere battezzato, dicendo: dobbiamo compiere ogni giustizia.
e scese nelle acque del Giordano. Quella terra santificata tante volte da Gesù, quella terra è eretta da Dio fino al principio del mondo come terra della vera fede, della vera religione, oggi è oggetto di contese, di combattimenti, di rovine. E fa meraviglia, cioè non mi fa meraviglia, perché l'umanità ha ricevuto così male Gesù, così male si rivolge a Gesù, così malamente, sporcamente combatte la Chiesa, che è quella che Gesù ha messo come rappresentante suo sopra di questa terra. Noi non siamo cristiani, che dovremmo essere gli araldi della gloria di Gesù Cristo e della Madonna, inseparabili, perché Gesù non si sarebbe fatto uomo senza la Madonna, non sarebbe venuto sopra di questa terra rivestito della umanità senza rivestirsi dell'umanità essendo purissima di Maria. Il corpo che prese ce l'ha dato Maria senza concorso di uomo, e non una virginità immacolata e purissima. Il sangue che circolò nelle sue vie nelle sue vene e che sparse per la nostra salvezza ce lo dette Maria. E questo è scientificamente certo, il figlio quindi del sangue della madre, quindi della vita della madre, quindi del corpo stesso che si forma e si sviluppa nel seno della madre. Per questo sta 9 mesi nel seno materno, proprio per svilupparsi. Che cosa devo dire a Gesù, pensando a questa grande verità, e quali sono le evidenze della verità? E che negare questa verità significa negare la realtà. Voglio dirvi, figlioli miei cari, che il battesimo di Gesù deve ricordarsi prima che è sceso sulla terra per purificarsi. E siccome aveva assunto la umanità, ha voluto dare a questa umanità una forma di giustificazione divina, per cui ha detto a San Giovanni che non voleva battezzarlo perché se ne credeva indegno, dobbiamo compiere ogni giustizia. Che vuole dire con questa ogni giustizia? Cioè dobbiamo dare e devo dare il buon esempio di ogni giustizia. E il primo esempio era per lui che era redentore del genere umano e che veniva per cancellare i peccati del mondo, quello di mai pigliare l'atteggiamento quasi del peccatore, ossia della vittima, la quale si immolava per ritornare nella salute. E noi dobbiamo ricordarci in questo giorno, figlioli miei, del battesimo che abbiamo ricevuto noi, piccoli, fortunatissimamente piccoli, perché sono sicuro che se gli uomini si facessero battezzare adulti sarebbero l'uno più sforzi l'altro, non accoglierebbero la grazia di Dio. Quando sono piccoli sono innocenti. Ecco perché è un diritto non battezzare i piccoli, i figlioli quando sono piccoli. E allora noi dobbiamo dare a Dio questa gloria. Anche io sono stato battezzato, Signore. E quando ho visto la fonte battesimale dove fui battezzato, allora mi sono commosso perché ci entravo in quella chiesa per predicare. Il piccolo che ci entrò piangendo saliva sul pulpito predicando. E allora dobbiamo compiere ogni giustizia, la parola di Gesù che deve starci scolpita nel cuore. Cristiani dobbiamo compiere ogni giustizia. Vuol dire che il nostro esempio è quello che noi dobbiamo fare, il nostro programma non può essere mai il programma del mondo. Il mondo è corruzione, il mondo è stoltezza, il mondo è sopraffazione, lo vediamo da quello che succede nel mondo intorno a noi. E allora noi non possiamo mai seguire il mondo. E quello che è stato il grande errore dell'umanità, lo è tuttora incidentito, addirittura precisamente voler seguire il mondo, le massime del mondo, la sapienza del mondo, che è stoltezza, gli usi del mondo, e sono usi di contraffazione della dignità umana. Allora, figlioli miei cari, non dovete e non possiamo nessuno uniformarsi alla stoltezza del mondo. Siamo battezzati e dobbiamo essere di Gesù. Su di Gesù si fermò lo Spirito Santo e su di lei, piccoli bambini, si è fermato anche lo Spirito Santo. E c'è stato il dono della fede, della speranza e della carità, che poi si è sviluppato quando l'abbiamo curato, questo dono ce l'hanno fatto curare.
Allora ringraziamo Dio, che siamo cristiani, cattolici, apostolici, romani, che non possiamo noi fare come fanno i protestanti, stamattina per combinazione, ma sfuggito alla radio, la parola come dice una festa solenne per il 400° anniversario della cosa più vergognosa per il genere umano, cioè il protestantismo. E essi ci chiedono e ci danno da fare per tutto il mondo. E fanno dei dialenghi domenicali quando fanno quelle indegne culto evangelico, quello dei miei cari, un elenco che vergogna dell'umanità, perché è quello della rinnovazione dell'apostasia più brutta e più stupida, fatta la più brutta, la più schifosa degli esseri umani, Lutero. Per questo regina del cielo, noi gli facciamo appello a te, io faccio appello a te. Conservaci nella fede, conservaci in quel dono immirabile che ci è stato dato col Santo Battesimo. Poi che noi possiamo dire con Gesù, battezzati dobbiamo compiere ogni giustizia, ogni giustizia. E quindi non può essere nessuna delle massime sporche, luride, miserabili del mondo che possa diventare come il costume della nostra vita. Noi non, nell'ambito, nella vita, nei pensieri, nel modo di agire, nel modo di parlare, dobbiamo essere ricordati di cui sovrintendono la fede e che siamo cristiani, cattolici e apostolici romani. E dobbiamo suggellare questa nostra fede anche con il sacrificio di noi stessi. Ma se c'è, non credo che sia un sacrificio perché magari se il mondo cammina disordinatamente imitare gli disordini del mondo. Rinunciare a queste disordini non è un sacrificio, è una nobiltà. Significa essere superiore al giusto del mondo. Il mondo dice che la metto delle tre volte, e io non la metto come l'ha fatto Dio stesso ad Adamo e ad Eva, ce l'ha fatto con le sue mani, la tunica di pelle non trasparente, ce l'ha fatto Dio. E l'ha fatta tunica, non significa che non è scacciacattello che ogni tanto si fa così, è una vergogna, fare una faccia, ma così sto è. La faccio ricordare, dimenticare di fare così. Quando fanno così, significa di buona fede, e ma anche perché sta essendo potente della persona. Scusate, questa è la lezione che ci deve fare. Che pena, figliere cari, vedere questa umanità imbattita, io sono pieno di dolore, e pieno di spasimi innanzi a Dio. Per questo lo appello alla Madonna, perché nella sua misericordia, quando ha dato Gesù nella mente e nel cuore, se lo ha dato nella vita, se lo ha dato nella umanità, un grande miracolo di Dio, il verbo di Dio che si è fatto parte. Se l'ha voluto dare come esempio sul Giordano quando si è fatto battezzare, dicendo che doveva compiere ogni giustizia, che ce la dà nella Santa Comunione perché riceviamo Gesù Cristo, il Dio vero, in anima, corpo, sangue e divinità.